Ricerche sponsorizzate full video live video Wii 20 video. La seconda puntata dei live show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky 1 H di giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Emanuele Bertelli della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. Riassunto del secondo live X Factor 2018. Emanuele Bertelli canta Zingarello di Gali. Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky 1. I giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi hanno presentato i loro talenti e giudicato tutte le esibizioni proposte al pubblico. Emanuele Bertelli è arrivato ai live show dopo aver conquistato il pubblico alle audizioni e bootcamp, così come il suo giudice Mara Maionchi. Durante il secondo live show, Emanuele Bertelli ha portato sul palco di X Factor 2018 il brano Zingarello di Gali. X Factor 2018. Emanuele Bertelli canta Zingarello di Gali video. Guarda il video in attesa. Guarda l'esibizione del cantante durante le audizioni. X Factor 2018. Chi è Emanuele Bertelli? Emanuele Bertelli ha 16 anni e viene dalla provincia di Catania. Scopre di avere talento per il canto grazie alla madre, appassionata di karaoke. Con l'adolescenza la sua voce si trasforma, diventando incredibilmente profonda per un ragazzo così giovane. Appassionato di funk, soul, jazz, R'n'B e trap, Emanuele è il membro più giovane della squadra di Mara Maionchi, ma darà tanto filo da torcere ai suoi avversari. X Factor 2018 sui social. Per tutti i tipi di smartphone iOS, Android e Windows Phone è disponibile come ormai tutti gli anni l'app di X Factor 12. Attraverso l'app sarà possibile votare i talenti durante la fase dei live show, oltre a scoprire news, video backstage e tanto altro. Su Facebook la pagina ufficiale è X Factor Italia, mentre su Twitter è possibile seguire l'account @xfactor_italia e interagire con la community attraverso l'hashtag #XF12. Inoltre su Instagram, @xfactoritalia saranno presenti foto, video, anteprime e momenti rubati.